Noi questa sera ospitiamo un'iniziativa che ci è stata proposta dalla scuola del nostro istituto comprensivo, si dice così, istituto scolastico comprensivo. È un'iniziativa che ha avuto una preparazione lunga, che si inserisce in una più ampia iniziativa culturale che ha interessato tanti luoghi d'Italia, tante scuole, e che ha trovato anche a Cori una tappa. E all'interno di questa iniziativa, di cui poi ci parlerà Patrizia, sono molto felice di avere la parola, è stata proposta una riflessione meno cattedratica, diciamo, di quelle che normalmente proponiamo quando facciamo delle conferenze ex cattedra, come normalmente prepariamo noi, sul ciclo pittorico della Cappella dell'Annunziata. E io ho accolto molto volentieri questa proposta per il duplice motivo, per l'inserimento dell'iniziativa di cui si parlava prima, didattica di cui si parlava prima, perché era un'occasione per valorizzare questo studio da poco uscito. L'ultima delle nostre iniziative è stata proprio la presentazione dell'edizione curata da Pio e dai suoi colleghi sull'oratorio dell'Annunziata. Quindi mi era sembrato che fosse particolarmente opportuno continuare la riflessione intorno a questo contesto. Quindi io adesso passerò volentieri la parola a Pio, che farà da moderatore, presenterà e articolerà questo. Lui ci guarda. Dopo avere ovviamente. E il tema, perché detto così, cioè per noi non esperti, io sono fra i non esperti della materia, insomma, le pitture quattrocentesche della Cappella dell'Annunziata, biografia di una comunità, promette una lettura complessa di un ciclo figurativo che già in questo libro ha avuto notevoli contributi di interpretazione. Quindi vi ringrazio tutti e passo subito la parola a Patrizia Corbi. Grazie al professor Domenico. Brevemente, chi frequenta un po' i nostri luoghi di questa mostra, Gli altri siamo noi, se ne sta parlando in lungo e largo, però probabilmente qualcuno non ha sentito parlarne. È una mostra che ha visitato 135 città italiane, ci è stata proposta dall'associazione che lavora per educare i giovani alla pace, Tamburi di Pace, che opera su 4 città italiane, Roma, Catania, Torino, Milano, e su presentazione del Forum Intercultura della Caritas di Roma, con il quale collaboriamo da oltre 30 anni per l'inclusione e l'integrazione degli alunni stranieri. La mostra va un po' al di là, perché è un percorso interattivo. Chi ha bimbi, ragazzi nelle nostre scuole ha avuto modo di conoscere qualche eco, perché i ragazzi che finora l'hanno visitata hanno portato davvero entusiasmo, oltre che noi ci auguriamo come dirigenza scolastica e come docenti che davvero questo possa poi incidere sugli atteggiamenti dei ragazzi e quindi della nostra popolazione. Il senso di andare a proporre un qualcosa da parte degli amici del museo e del museo per essere inserito in questa iniziativa di questa mostra, che ha finalità educativa, educativo-didattica, ma anche di diffusione di temi e di linguaggi anche, di cui forse oggi un po' tanto più in uso non sono, quelli della pace e della convivenza pacifica. Detto questo, il grazie agli amici del museo, ma a Domenico, al professor Pio Pistilli, perché con loro ci siamo incontrati per illustrare il lavoro, e se potevano in qualche modo inserirsi nelle iniziative connesse a questa mostra, proprio per dare importanza non solo a un territorio corese, ma anche all'importanza dell'educazione dei giovani. E il grazie di tutta la nostra scuola, che ha trovato nella pronta sensibilità dei professori Domenico Palombi, e Pio Francesco Pistilli e il professor Gabriele Quaranta, abbiamo trovato porte e strade aperte per porre in dialogo la scuola e il patrimonio storico-culturale di questo territorio. E se il dialogo è la modalità privilegiata della relazione, l'amore per la propria terra e per i suoi figli più giovani è la cifra che può garantire vita ad un territorio.
e la trasmissione di questo patrimonio a chi verrà dopo di noi. L'opportunità grande oggi di poter ascoltare insieme il contributo di esimi studiosi della storia e della storia corana, unitamente a quello di un esperto di studi sulla comunità, letta sul versante però del significato, il professor Vitali è docente di ecclesiologia. Sentire tutti loro insieme può aiutarci a costruire percorsi educativi alla convivenza pacifica degli uomini ed è una scelta obbligata se vorremo assicurare vitalità ad un territorio e alla sua gente. Gente che sia consapevole del proprio passato e capace di progettarsi però anche nel futuro. Grazie. Va bene, grazie a lei. Non abbiamo rottamato nessuno e quindi a questo punto prenderei la parola perché io non sono il padrone di casa, ma mi è stato dato il compito di condurre questo pomeriggio culturale dedicato ad un argomento che sapete mi è stato caro e che mi rimarrà sempre dentro, cioè lo studio della Cappella dell'Annunziata. Credo anche che poi, adesso non sapevo perfettamente quale fosse l'iniziativa Gli Altri Siamo Noi, quale oggetto migliore poteva essere scelto, cioè un oggetto estraneo al contesto, nato dall'estraneità del contesto locale che poi è stato inglobato, fagocitato e infine dimenticato a se stesso. Questo però è un altro paio di maniche. Scegliere quindi l'Annunziata vuol dire tornare indietro ad una Cori di 500 anni fa, anche di più, in realtà di 600 anni fa. Quest'anno, 2 anni fa sarebbero stati i sei secoli alla distanza, diciamo, dalla fondazione dell'oratorio. Oggi abbiamo la certezza, rispetto ai cartelli che giravano quando ero bambino io e arrivavo da Roma, che mettevano datazioni improbabili, mancava soltanto la C avanti Cristo, ma lì era impossibile, visto che le tematiche non potevano che, per una questione di cronologia, essere rinviate almeno dopo l'età augustea. Oggi mi sembra tutto molto più attento, più regolato, meglio registrato. L'edificio però è vero, una costola straniera in un territorio come il nostro, ma è anche vero che ne rimane esterno. E questo è un brutto presentimento, potrei dire, se fossi un uomo di chiesa o un uomo che cura queste cose, perché significa che poi, in fin dei conti, l'integrazione non avviene. Io mi auguro che ciò non accada nel caso di Cori, dove l'ho potuto assaporare così episodicamente negli ultimi 20-25 anni, anzi rimasi molto colpito. Una quindicina d'anni fa ero andato per motivi miei alla collegiata per vedere e sentivo dei ragazzini di colore parlare in corese. Mi sembra, cioè, abituato, io che non neanche lo capisco perfettamente, mi sembrava un'anomalia. Oggi invece è diventata una consuetudine e anche questi momenti della nostra storia, della loro storia, della storia della comunità sono importanti, perché l'unico, io lo ripeto sempre, l'unica via per l'integrazione. È inutile cercare integrazioni di carattere religioso, quelle andavano bene fino alla pace di Vestfalia. Poi ci siamo messi la mano, ci siamo dovuti per forza di cose, dovevamo essere stati più ragionevoli, meglio ancora, e lì le distinzioni sono avvenute. Oggi, un po' come si fece nel 200 con il mondo ebraico, tutto può convivere pacificamente e con un'unica via, appartenendo allo stesso territorio. Quindi conoscere in questo caso la Cappella dell'Annunziata diventa ancora più importante, perché la Cappella dell'Annunziata non è soltanto un oggetto religioso, non è un luogo devozionale, anzi, se ci sono delle cose che tengono lontane spesso questa comunità sono proprio i luoghi devozionali. Questo mi colpiva sempre, lo ripeto, da una parte è una comunità molto molto attenta a non compromettersi con il mondo religioso, anzi nulla ha fatto anche ad esempio per cercare di rientrare nella sua diocesi di appartenenza, adesso che le province sono quasi saltate.
ma anche e soprattutto spiritualmente. Io credo che c'è un fondo quasi diagnosticismo. Secondo me sì, perché o comunque non ci sono le manifestazioni eclatanti di quello che normalmente è il cattolicesimo di stampo centromeridionale, molto contenuto, e questo mi fa piacere. Ora dicevo, la Chiesa dell'Annunziata è questo, ma è soprattutto un simbolo laico, proprio perché diventa il luogo dove il podestà riceveva l'autorità al comando, un podestà esterno, anche questo. Questa è una città che verrebbe meglio governata dall'esterno che dall'interno, e questo mi sembra che troverei moltissime persone, almeno nell'idea si associerebbero. Quindi meglio di così non può andare. E la salvazione, sentiremo Don Vitali vedere questo problema della salvazione. In realtà qui sì, c'è questo problema, ma ce n'è anche un altro, è dell'appartenenza. Cioè la scelta di queste tematiche sono sì legate alla spiritualità dell'uomo o di una classe sociale, cioè quella mercantile, che è dietro a tutta questa operazione, non è la comunità di cuore in senso generale, ma c'è anche la volontà da parte di chi l'ha promossa di essere testimone, manifesto di essere esponente della Curia Romana, di una certa Curia Romana che si era riappropriata di San Pietro. E paradossalmente questo, e lo vedremo poi nei successivi interventi, diventa diventa una sorta di crepuscolo. Dopo quest'ultimo canto del cigno, l'uso della Bibbia romana in maniera così copiosa, così anche ricca di spunti biografici, perché chi la decideva poteva anche gestirla in maniera, come oggi si direbbe, a geometria variabile, scegliendo degli episodi rispetto ad altri, lasciando però l'inizio e la fine, cioè la nascita e il giudizio finale, con il giudizio finale che però ha una importanza maggiore della nascita, perché lì ti mette davanti a dei fatti che non puoi assolutamente scansare. Quindi lascio intanto al mio collega Gabriele Quaranta, che ossequiosamente mi chiama sempre professore. Io ho tentato più volte di dire: ma chiamami per nome, lui non ne vuole proprio sapere. E qui abbiamo anche un sottofondo musicale, e lascerei a lui il compito di illustrarvi un aspetto ben preciso del ciclo, e cioè, non diciamo del ciclo, dei murali in questo caso, il loro valore iconografico, iconologico, ma anche, essendo operazioni fatte in un lasso di tempo breve, però con dei vuoti tra l'uno e l'altro, come si è mantenuto, diciamo, il progetto originale, e se questo è stato poi deviato. È stato un compito difficile quello che si era assunto anni fa Gabriele, che ha superato perfettamente, e anche è stato per lui l'occasione per ritornare indietro, per poter rivedere la Bibbia romana dalla sua genesi e nelle sue evoluzioni. Quindi lascio a lui. Dunque, faccio una premessa, avrei dovuto fare una premessa biografica, però credo che siamo tra amici possiamo soprassedere. Quindi lascio a Gabriele il compito di illustrarlo. Grazie. E io mi ostinerò sempre a chiamarlo professore, perché tale è stato. E ha ragione quando dice che in effetti non ci poteva essere tema migliore se vogliamo così parlare degli altri che siamo noi, perché come vedremo e come in parte già sapete, la Cappella dell'Annunziata, l'Oratorio dell'Annunziata, è frutto inizialmente della committenza di un cardinale castigliano, cioè di qualcuno che non era originario di Cori e che
qui a Roma ci è arrivato come un emigrante, come qualcuno che, dicono le fonti, non sapeva dove andare a dormire la notte e viveva della carità degli altri. E intorno a questi monumenti che noi abbiamo qua nella campagna si raccolgono storie, e quella che vi racconto è una storia di guerre e di scismi, altro che pace e fratellanza, però proprio per quello è utile conoscerle, perché ci rendiamo conto di quanto in realtà quello che viviamo quotidianamente abbia delle radici storiche e quanto di quello che vediamo non sia già stato visto. Chi di voi ha seguito solo qualche giorno fa, qualche settimana fa, le vicende del sinodo sulla famiglia e ha forse potuto percepire negli editoriali dei giornali, negli interventi in rete, quanta discussione, quanto timore ci fosse anche nella base della Chiesa, no? Tra i credenti, che vedevano i cardinali, i vescovi discutere di cose che sono ritenute cose delicate, difficili, su cui ci si schiera. E beh, figuratevi cosa dovevano pensare i nostri antenati quando nel 1409 si svegliarono una mattina e si trovarono con tre papi contemporaneamente. Allora, due già c'erano da 60 anni. Il terzo era spuntato così, perché a un certo punto un gruppetto di cardinali, stanco della situazione, aveva detto: vabbè, visto che l'uno non prevale sull'altro, eleggiamone un terzo. È quello che noi chiamiamo il grande scisma. È stato uno dei momenti più drammatici della storia europea, perché non si trattava soltanto di guerre tra stati, si trattava anche di una frammentazione spirituale inaudita. C'erano già stati scismi in Europa, ma c'erano sempre stati un papa e un antipapa. Bisognava soltanto scegliere da che parte stare. In quel caso la scelta diventava difficile: con chi stare, con Avignone, con Roma o con Pisa, perché il terzo incomodo era stato eletto a Pisa. E tutto questo avviene in un contesto di guerre. C'è la guerra dei cent'anni in Francia contro Inghilterra, e c'è una guerra in Italia centrale. E è un momento davvero drammatico, eppure da quel momento drammatico nasce un piccolo gioiello scusate, artistico, che è l'oratorio dell'Annunziata di Cori, e che ancora oggi voi conservate, e vi prego di conservarlo il più a lungo possibile e al meglio possibile, perché è una testimonianza storica importante. Adesso noi ci entriamo un pochino dentro questo posto, ci entriamo piano piano. Che cosa c'è dentro questo oratorio? È una specie di caleidoscopio, è tutto affrescato, le pareti sono interamente ricoperte, c'è una specie di horror vacui, come se nessun punto, nessun centimetro quadrato dovesse rimanere sgombro. In realtà, come vedremo, tutto questo è il frutto di almeno 20 anni di lavori, non hanno realizzato tutto insieme, ed è il frutto dell'intervento di diversi committenti che si sono succeduti. E tuttavia questa chiesa è una sorta di riassunto, è una sintesi estrema di tutta la storia della salvezza, dalla creazione del mondo alle avventure dell'Antico Testamento, all'avvento di Cristo, fino appunto, come diceva il professor Pistilli, al giudizio universale, all'ineludibile, all'ineluttabile, ciò che un giorno avverrà. Ed è tutto concentrato nei pochi metri quadri di questo piccolo oratorio. Sulla parete di fondo avete le scene principali, l'Annunciazione, la Natività e l'Adorazione dei Magi. Sono quelle che danno l'intitolazione alla chiesa, la chiesa dell'Annunziata. È ovvio che il dipinto maggiore sia dedicato alla scena dell'Annunciazione, e vedete l'angelo che annuncia alla Vergine Maria, che in realtà era pronta a questo annuncio perché sta là in preghiera, e Dio Padre in alto con il raggio concepisce il Cristo. Sulla volta, e io qua ve l'ho squadernata, e questo affresco ha bisogno di una spiegazione, perché sennò sembra una specie di gioco dell'oca
un po' complicato. E allora, se mi permettete un attimo, mi alzo in piedi, alzo anche la voce, così mi seguite. Allora, questa è la volta aperta, ok? È come se voi foste sdraiati sul pavimento dell'Annunziata, d'accordo? Siete sdraiati, supini, e avrete praticamente in alto l'altare e in basso la porta d'ingresso, ok? Questo qua è il centro della volta. Da qua la volta si piega e scende, questa e questa qua sono le pareti. Quindi questa è una foto in realtà iperpanoramica, un montaggio in verità, che vi permette di vedere contemporaneamente tutto ciò che c'è a destra, a sinistra e in alto. Ok? La usiamo perché è particolarmente utile per spiegarvi le connessioni di questi dipinti, che non sono messi a caso. Qui avete la Genesi, quella che il mio professore chiama la Bibbia romana. Poi vi spiegherò perché si chiama Bibbia romana e non semplicemente Bibbia. In alto avete la creazione dell'uomo, della donna, il peccato originale, la cacciata dal paradiso terrestre, il lavoro dei progenitori condannati a lavorare col sudore della fronte, il sacrificio di Caino e Abele, che trasporta la narrazione dall'altra parte della volta. Ok? Quando voi arrivate alla fine della fila non dovete scendere sotto, ma dovete andare sulla parete di fronte. Ok? E la decorazione ha un andamento coclideo, parte dall'alto e piano piano scende a spirale. E questo sapete perché? Perché l'oratorio è piccolo e questo permetteva a chi stava al centro di leggere le immagini semplicemente girando su se stesso. Ok? Allora da qua dovete andare non sotto alla parete, ma dall'altra parte. Qua c'è Caino che uccide Abele, viene condannato da Dio. Qua c'è Noè nell'arca. Qui c'è Abramo che incontra i tre angeli, che in realtà sono Dio stesso, e gli promettono la discendenza. Qui c'è il sacrificio di Abramo. Poi ci sono due scene dedicate a Isacco e Giacobbe. C'è la benedizione di Giacobbe e l'estradizione, l'estromissione di Esaù, che si vende la primogenitura. E poi da là, una volta arrivati là in fondo, anche lì non dovete andare sotto nella parete, ma tornare sulla parete opposta, di qua. Perché di là continua la storia di Giacobbe, che è il sogno e vede gli angeli scendere dalla scala celeste, Giacobbe che consacra la terra dove ha sognato, e poi c'è tutta una lunga fila di scene, e ne parleremo, dedicate a Giuseppe ebreo, non Giuseppe il papà di Gesù, ma il patriarca Giuseppe, quello che viene venduto dai fratelli, e la scena è proprio qua sotto, e poi viene portato in Egitto, e sarà lui poi la causa dell'arrivo degli ebrei in Egitto, e la causa remota anche della loro schiavitù, perché è per quel motivo che gli ebrei stanno in Egitto. Infatti la storia di Giuseppe fa tutta quanta la parete, arrivato in fondo, rigira di nuovo sulla parete di fronte, ricomincia e si chiude proprio con Mosè qua, che sul Sinai ha la visione del rovedo ardente e la chiamata ad andare a liberare il popolo ebraico. Arrivati in cima all'altra parete, di nuovo bisogna cambiare, e da questa parte trovate le scene relative alla storia di Mosè, le piaghe d'Egitto, fino al passaggio del Mar Rosso. Ok? E questa è il racconto dell'Antico Testamento. A questo poi si aggiungono altre scene, dall'altra parte ci sono delle scene relative alla passione di Cristo, ok, che si conclude con la crocifissione, e finalmente, di nuovo facendo zig zag, avete la deposizione nel sepolcro, la resurrezione, una scena, la più bella di tutte, che probabilmente, che però è stata tagliata e probabilmente rappresentava il Noli Me Tangere, e così si chiude la storia sacra, almeno quella che avete sulle pareti, perché poi invece sulla parete di fondo, cioè sopra la vostra testa entrando, avete la raffigurazione del giudizio universale, ok? Con Cristo in mandorla al centro, la Vergine Maria, San Giovanni Battista e tante altre cose che vedremo però in seguito. Adesso mi rimetto seduto così uso il microfono. Dunque, tantissime cose che, come dicevo, hanno un'origine diversa, hanno tanti committenti. E il primo committente, io ovviamente non vi parlerò di tutto, non avrei il tempo, ci vorrebbe una serie
di lezioni, di conferenze, per parlare di tutto quello che ci può stare dentro l'Annunziata. E io mi appunterò fondamentalmente sul primo committente, che è quello che ha scatenato, che ha dato origine a questo monumento, e sull'ultimo grande committente, che è quello che vi riguarda più da vicino, perché appunto è stata la borghesia corese quella che ha messo il suo sigillo poi sulla decorazione dell'Annunziata. Il primo committente è proprio questo cardinale castigliano arrivato in Italia da esule, povero, senza arte né parte, che si chiamava Pedro Fernandez de Frias. Uno che inizialmente non era per niente povero, era uno che apparteneva alla aristocrazia spagnola, che aveva fatto una brillante carriera a Toledo insieme a Pedro Tenorio, che è stato uno dei più grandi prelati spagnoli del 300, e che a un certo punto diventa addirittura una sorta di viceré di Castiglia, perché nel 1396 diventa re Enrique III, che è minorenne, e il cardinale de Frias è il personaggio che lo affianca, che di fatto governa la Castiglia. È un personaggio importantissimo, rimette in sesto le casse dello Stato, tiene a bada la nobiltà, ma al tempo stesso pensa a se stesso, quindi rimpingua le sue casse, si circonda di tesori e opere d'arte, e a un certo punto però cozza con la questione dello scisma, perché siamo nel corso dello scisma, la Castiglia è fedele ad Avignone, e a un certo punto De Frias e gli altri vescovi spagnoli decidono di abbandonare l'obbedienza avignonese e diventare neutrali, perché si poteva fare pure questo, dire non sto né dall'una né dall'altra parte. Ovviamente ad Avignone si risentono che De Frias abbia preso questa decisione e cominciano a minarne le basi economiche soprattutto, cominciano a interdirgli le entrate ecclesiastiche, cominciano a creargli problemi, e dall'altra parte ci si mette la nobiltà castigliana, che non vede bene questo personaggio che domina quasi al posto del re, e comincia anche là a congiurare contro di lui. Se prendete la più antica raccolta di poesie in castigliano, che è il Canzonero de Juan Alfonso de Baena, corrisponde un po' alle raccolte di poesie del 200 italiano, solo che questa è di fine 300, c'è tutta una sezione di poesie che si scagliano contro il cardinale de Frias e gli dicono di tutto di più. Simoniaco, pervertito, tutte le accuse che si potevano dire giù, e ovviamente De Frias non è che fosse inattaccabile, non era esattamente una personalità limpida, e a un certo punto l'inevitabile arriva. Nel 1406 la Castiglia ritorna all'obbedienza avignonese, il Papa d'Avignone ha di nuovo potere su Pedro Fernandez de Frias e lo chiama ad Avignone, e Pedro de Frias è obbligato ad andare ad Avignone a fare pace col Papa, e le cose non andranno bene, si troverà in difficoltà con Avignone, con i ponti tagliati dalla nobiltà castigliana, e a un certo punto de Frias prenderà la decisione di mollare tutto, abbandona la Castiglia, abbandona Avignone, se ne viene in Italia, perché nel frattempo si è saputo che a Pisa un gruppo di cardinali si è riunito perché è stufo dello scisma e vuole trovare una soluzione. Ed è a quel punto che De Frias arriva a Pisa come un esule, come quelli che arrivano con i barconi oggi, né più né meno, perché ormai aveva soltanto la dignità cardinalizia, ma non aveva più lo status anche economico di un cardinale. E però nonostante ciò entra a pieno titolo in questo gruppo di cardinali ribelli, elegge il nuovo Papa, e il nuovo Papa è ben contento di avere De Frias nel suo entourage, perché De Frias è l'unico spagnolo che c'è in quella squadra, e quindi è l'unico contatto che c'è con la penisola iberica. E allora ecco che per De Frias si apre una nuova epoca. Il Papa Gregorio XII muore poco dopo, il successore, Giovanni XXIII, da non confondere col Papa Buono, che si è chiamato Giovanni XXIII perché quello quattrocentesco lo consideriamo un antipapa, quindi non rientra
nella lista, ok? È il Papa che ha rinunciato. Quando ha rinunciato Benedetto XVI, tutti pensavano che fosse arrivata l'Apocalisse, e non era così, perché i papi hanno già rinunciato in passato, e Giovanni XXIII è uno dei papi che hanno rinunciato, e lo fece nel 1417. E Giovanni XXIII nominò Pedro de Frias vicario papale a Roma. Ma come? A Roma c'era l'altro papa. Come fa Giovanni XXIII a creare un vicario? Può farlo perché a Roma è intervenuto Luigi d'Angiò. E Luigi d'Angiò, con le sue armate, ha cacciato via il papa romano. A quel punto Roma è sgombra, bisogna metterci la pedina sopra. E quindi Giovanni XXIII invia Pedro de Frias a Roma come vicario. Era un titolo importantissimo. Il vicario papale era praticamente colui che rappresentava il Papa. Era di fatto il Papa in absentia. E quindi a Pedro de Frias viene dato un potere non indifferente. Evidentemente si sapeva qual era il suo passato, si sapeva qual era stata la sua azione nel governo della Spagna, e quindi Giovanni XXIII si fa due conti, dice: questo qua è uno capace, mandiamoci lui a Roma. Ed è Pedro de Frias che deve riorganizzare la città in modo che il Papa poi possa arrivare, prendere possesso di Roma. E capite qual era il significato simbolico di questo gesto? Se il Papa, eletto dai cardinali, il terzo incomodo, prendeva possesso di Roma, significava che era quello giusto, che era il Papa vero, era il Papa da seguire, e gli altri due venivano simbolicamente messi ai margini. Ok? Quindi il ruolo di De Frias è importantissimo. Perché De Frias arriva a Cori? Perché Cori era un feudo del comune di Roma. Variamente usurpato dai Caetani, che erano giusto qua accanto e che erano alleati del Papa romano, e di Ladislao di Durazzo, che era invece il re di Napoli che sosteneva il papato romano. E allora De Frias deve venire a Cori, perché Cori è la frontiera. Oltre Cori ci sono i Caetani, quindi di fatto ci sono i nemici. Okay? Cori è il primo baluardo che il nuovo Papa ha alla difesa di Roma verso sud. E quindi Cori diventa importante, anche perché Cori ha ancora le mura ciclopiche, quindi in caso d'assedio potrebbe pure resistere, teoricamente. Ecco perché De Frias arriva a Cori, ecco perché trovate il suo stemma, che è questo qua, proprio accanto alla scena dell'Annunciazione. È lui che costruisce questo piccolo oratorio, guarda caso, sulla strada d'ingresso al paese, ok? E ci mette il suo marchio. È come mettere un timbro sul territorio, come dire: qua ci stiamo noi, come le bandierine del Risico, se mi permettete l'espressione un po' colorita, ma di fatto questo era, bisognava marcare il territorio. E come lo si fa? Lo si fa costruendo una cappella, una chiesa, un edificio sacro, in quanto tale da rispettare, e affrescandola, decorandola con dei temi ben precisi. E questi temi sono giustamente quella che noi chiamiamo la Bibbia romana. Perché la chiamiamo Bibbia romana e non semplicemente Bibbia? C'è un motivo. Allora, a sinistra avete Cori, ok? Quella è la parte della volta vicino l'altare, e sopra avete proprio le scene della creazione dell'uomo e della donna. Okay? Sotto ci sono le scene di Giacobbe, e ancora più sotto c'è Mosè, d'accordo? Che cosa avete invece a destra? Questo disegno, realizzato ai primi del Seicento, vi mostra quella che era la parete destra della vecchia Basilica di San Pietro in Vaticano, quella che oggi non potete più vedere perché è stata interamente ricostruita nel 500. Che cosa c'era sulla parete della navata principale di San Pietro in Vaticano? C'era la rappresentazione dell'Antico Testamento a destra, del Nuovo Testamento a sinistra, ed era rappresentata dentro scene quadrate divise da colonnine, esattamente come le vedete a Cori. Ok? Le riconoscete? Forse è un po' piccolino, però qui avete le colonnine, questa è l'Arca di Noè, per esempio, ok? Queste sono tutte quante le scene della Bibbia, ce n'erano 44. Era
una raffigurazione estesissima della storia sacra. In alto tra le finestre c'erano gli apostoli, a cori li hanno messi in basso perché in alto non c'era spazio, ma ci sono gli apostoli pure a cori. Quindi, come vedete, l'oratorio di cori è una imitazione della Basilica di San Pietro in Vaticano. Perché si imita San Pietro in Vaticano? Non tanto e non solo perché il committente si chiamava Pietro ed era l'arcivescovo, anche tra i vari titoli c'era anche lui arcivescovo di San Pietro. In realtà c'è un motivo di tipo teologico e politico. La raffigurazione, l'imitazione della Basilica di San Pietro era sentita come una decorazione di tipo significante. Vi spiego meglio. Questa è la visione, lo spaccato della vecchia San Pietro in Vaticano, che era molto diversa da quella che vedete oggi. Cinque navate su colonnati, a destra e si vedono i quadratini con le scene quadrate con l'Antico Testamento, a sinistra il Nuovo, ok? Che cosa succede? Succede che dall'inizio del XII secolo questa decorazione viene utilizzata a più riprese in più parti della regione romana, ogni qualvolta si vuole affermare l'appartenenza, il legame specifico di una certa chiesa, di un certo territorio, alla Chiesa di Roma. Può sembrare qualcosa di strano o di ozioso, ma non ci dimentichiamo che dalla fine dell'XI secolo fino alla fine del XII ci troviamo di nuovo in un periodo di scismi e molto spesso bisognava decidere da che parte stare, dalla parte del Papa, dalla parte dell'imperatore, dalla parte del Papa, dalla parte dell'antipapa. Ok? Allora, se voi girate nella regione di Roma, vi può capitare di trovare delle chiese decorate più o meno come l'Annunziata di Cori. Vi faccio soltanto qualche rapidissimo esempio. Questa qua è la chiesa di San Felice o Santa Maria Immacolata a Ceri, che è vicino Cerveteri. Fatevi una passeggiata, è lungo l'Aurelia, ci arrivate rapidamente. È un borgo, tra virgolette, medievale molto bello. E c'è questa chiesa dove a fine anni 70 hanno ritrovato sulla parete destra proprio questi affreschi con le scene dell'Antico Testamento. Probabilmente a sinistra c'era il Nuovo, ma la parete sinistra è totalmente perduta, quindi non possiamo saperlo. Ora, Ceri è una chiesa che risale ai primi del 1100 e molto probabilmente venne realizzata da un vescovo fedele al papato romano, Pasquale II, avversario dell'antipapa voluto dall'imperatore. Ok, allora a Ceri si vuole marcare il territorio con una decorazione che dice sì, noi apparteniamo alla Chiesa legittima. Ok? Stessa cosa la vedete qua, e qua però ci siamo spostati parecchio, siamo a Ferentillo, nella Valnerina, la valle che da Terni risale verso le Marche, un altro posto bellissimo, pieno di borghi meravigliosi, e anche là trovate da una parte l'Antico Testamento, dall'altra il Nuovo Testamento. Perché ci ritrovate dipinti a fine 200? Scusate, a fine 1100? Perché là siamo ai confini del Ducato di Spoleto, un territorio che il papato riesce a riacquisire praticamente soltanto appunto tra fine 1100 e primi 200. Allora pure là si marchia il territorio con questa decorazione. Stessa cosa, qui un po' più vicino, a Vescovio. Vescovio è l'antica cattedrale di Sabina, e quindi qua siamo a nord di Roma, in Val Tiberina. Anche questo è un posto pazzesco, andateci, sperduto nella campagna c'è questo enorme santuario, e anche qua, a destra Antico Testamento, a sinistra Nuovo Testamento, di nuovo un marchio romano su una cattedrale che viene interamente ristrutturata, in questo caso a fine 200. Quindi, come vedete, questa tradizione attraversa i secoli, comincia a inizi XII e attraversa il XIII, il XIV, con Cori siamo ai primi del XV. Io non vi ho messo una cosa invece successiva a Cori, e che però è famosissima, ed è la Cappella Sistina, perché la Cappella Sistina usa lo stesso ragionamento. Se andate in Cappella Sistina avete a sinistra le storie di Mosè, a destra le storie di Cristo. Poi su ci hanno fatto la Genesi e pure il Giudizio Universale, ma di fatto la struttura è una struttura di tipo tradizionale.
ok? E ha qualcosa a che vedere pure con l'Annunziata dei Cori, d'accordo? Allora ecco perché lo chiamiamo Bibbia Romana, perché attraverso questa decorazione il Cardinal De Frias mette il marchio su questo territorio che era la frontiera con gli avversari. Chi passava da Cori e necessariamente passava dall'Annunziata, perché come abbiamo ormai capito la strada per andare verso Roma e anche per andare verso Napoli in realtà passava da là, vedeva questa decorazione come una specie di bandiera. Siete arrivati a Roma, siete arrivati presso la Chiesa Legittima, ok? Non siete più tra gli scismatici, si potrebbe dire. Ecco perché la chiamiamo Bibbia Romana, è un segno di appartenenza. Ovviamente io vi sto dando una lettura politica di questa decorazione, che però non è la sola possibile. La caratteristica tipica della decorazione, soprattutto religiosa medievale, è la polisemia, cioè lo stesso affresco, la stessa decorazione può contenere più significati. Che ci sia qua un significato politico esplicito non esclude che questa sia pittura sacra, perché principalmente è pittura sacra e si basa su una disposizione dei dipinti che danno anche un profondo senso teologico. E questa serie di fregi di cui si compone il ciclo non è stata messa a caso e gli episodi non sono stati scelti a caso. Qui non c'è rappresentata tutto l'Antico Testamento, ci sono soltanto alcuni episodi e non sono episodi casuali. Vi do soltanto un piccolo esempio, perché poi questa è una questione di cui si occuperà l'altro relatore. Però se voi guardate proprio all'apice della volta, scusate, mi rialzo di nuovo. Allora, qui dove c'è la scena del peccato originale, guarda caso sulla parete opposta, cioè giusto accanto, c'è il sacrificio di Isacco. Allora, da una parte c'è la caduta, l'errore, dall'altra c'è l'episodio dell'Antico Testamento che era letto come la principale prefigurazione del sacrificio di Cristo. Isacco è il primogenito, l'unigenito che deve essere sacrificato, ma soprattutto Isacco è quello che si salva perché poi Dio darà la vittima. Cioè non sarà chiesto all'uomo di pagare per il suo errore, ma sarà Dio a dare la vittima, e quella vittima è Cristo. Allora vedete che i due dipinti sono uno accanto all'altro. Stessa cosa sotto, qua c'è la cacciata dal paradiso terrestre e dall'altra parte accanto ci sono i tre angeli che vanno ad Abramo. È il primo avvicinamento di Dio all'uomo. Da una parte la cacciata, il rifiuto, dall'altra il riavvicinamento. Mi fermo soltanto qua per darvi giusto un assaggio, ma vi dico una cosa per dimostrarvi che non è un caso, perché giustamente uno potrebbe dire, vabbè, gli è capitato, dipingevano e guarda caso un figlio di vicino. Non è così, perché questo stesso legame lo trovate in tutte le decorazioni che vi ho fatto vedere. In tutte si trova il modo di mettere in relazione la cacciata dal paradiso, il peccato originale col sacrificio di Isacco. Addirittura in forme clamorose, come qua siamo a Roma, questo è San Giovanni a Porta Latina, e non lo vedete dalla foto, ma dovete fidarvi di quello che dico. Qua c'è tutta una serie di affreschi sulle pareti, ormai molto slavati, anche là ci sono l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. In questo caso questa somiglia molto a Cori, perché l'Antico Testamento è in alto e fa tutto il giro della chiesa, il Nuovo Testamento è sotto, ok? Bene, anche qua hanno trovato il modo di mettere in relazione queste scene. Qua vi ho messo lo schema delle scene vetero-testamentarie e guardate un po', a destra c'è il peccato originale, esattamente di fronte c'è il sacrificio di Isacco. Ok? Rimprovero dei progenitori, cioè la cacciata dal paradiso terrestre, e Abramo e tre angeli. Stessa cosa, ok? Stessa cosa anche di Cori, creazione di Eva, benedizione di Giacobbe, cioè una donna che interviene nella storia della salvezza. Quindi come vedete, chi ha fatto l'Annunziata di Cori sapeva benissimo cosa stava facendo. Cioè lì non hanno semplicemente detto al pittore guarda com'è San Pietro e copiala. Cioè là c'è stato qualcuno, che non era necessariamente Pietro de Frias che veniva dalla Castiglia, queste cose forse non le conosceva così bene, ma c'è stato qualcuno di Roma che ha detto qua la decorazione va fatta in questa maniera, questi sono gli episodi da rappresentare e questo è il modo in cui vanno messi.
perché questa disposizione dava il nucleo teologico, sacrale della decorazione, ma dava anche il senso politico della decorazione. E c'è un'altra cosa che vi accenno soltanto, poi chi vorrà si leggerà il libro, perché è bello anche leggere ogni tanto, e c'è un altro elemento molto particolare in questa decorazione, e sono appunto le storie di Giuseppe. In un complesso che dedica all'Antico Testamento 24 scene, ben 8 sono dedicate a Giuseppe ebreo. È la storia più lunga tra quelle che trovate raccontate qua. E questa è un'anomalia, se andate a vedere come viene usato Giuseppe nelle altre chiese, dove è raramente o per niente presente. Perché gli si dedicano 8 scene? Perché Giuseppe è un personaggio importante. Non solo gli si dedicano 8 scene, ma pure quelle sono disposte in maniera assolutamente precisa e speculare. Allora, qua è molto difficile perché una serie ce l'avete capovolta, ma ve le indico brevemente. La storia di Giuseppe comincia qui, fa il sogno dei covoni e delle stelle, che è la prefigurazione del suo destino, lo spiega alla famiglia, i fratelli si risentono un po' perché lui è il minore, quindi cos'è che pretende, e tramano contro di lui e alla fine lo buttano in un pozzo. Dall'altra parte, in cima, continua la storia, Giuseppe viene venduto dai fratelli, va in Egitto e subisce la tentazione della moglie di Putifarre, viene messo in prigione, ingiustamente, e di nuovo spiega i sogni dei dignitari egiziani, e poi l'ultima scena è quella del sogno del faraone, perché a un certo punto comincia a sognare pure il faraone, e Giuseppe verrà chiamato a interpretare questo sogno, e da là poi comincia la sua ascesa al potere. La storia si ferma qua. Ma come funziona? Bene, ad ogni scena di una parete ne corrisponde una speculare nell'altra. Il sogno di Giuseppe, il sogno del faraone, l'interpretazione del sogno, l'interpretazione dei sogni, le trame contro Giuseppe, la tentazione, la trama della moglie di Putifarre. Giuseppe nel pozzo e Giuseppe venduto. Guarda caso queste due scene messe a ridosso della controfacciata sotto le scene di Cain e Abele. Cioè qua abbiamo un fratello che ammazza l'altro fratello e sotto abbiamo dei fratelli che si vendono l'altro fratello, che è un po' una delle costanti della storia sacra. C'è sempre un fratello che alza le mani sull'altro. E quindi vedete che anche da questo punto di vista tutto è pensato in maniera assolutamente precisa. Perché? Che c'entra Giuseppe? Beh, se voi leggete i padri della Chiesa, fin da subito Giuseppe è considerato l'esempio che dovrebbero seguire i vescovi e di conseguenza anche i viceré. Perché vescovi e viceré? Perché sono i vice. I vescovi sono i continuatori degli apostoli e quindi sono i vice di Cristo. Sono quelli che devono pascolare il gregge, ok? E il viceré è colui a cui il re affida il proprio stato. Allora, nella patristica e nella letteratura medievale, Giuseppe è il modello che si dà a vescovi e viceré. E guarda caso, Pedro de Frias era stato vescovo e viceré. E quindi Giuseppe è molto probabilmente qua l'inserimento della storia personale. La decorazione ha un senso politico, ma all'interno c'è pure un riferimento alla storia personale. Era stato viceré ed era di nuovo viceré perché era il vicario del Papa, quindi di fatto un viceré. Non solo, ma Giuseppe è anche il giusto perseguitato dai fratelli. E De Frias si considerava il giusto perseguitato dall'aristocrazia spagnola. Quindi, come vedete, molto probabilmente in questo settore della decorazione c'è una piccola ma importante notazione personale. Questi affreschi sono la risposta del cardinale alle poesie maldicenti che erano state scritte in Spagna contro di lui. Okay? Vado velocemente all'altro soggetto, non mi fermo su chi finisce questo ciclo, perché De Frias in realtà non lo vedrà mai finito questo oratorio. Nel 1413, nel giugno del 13, quando ancora stanno lavorando sulle pareti, Ladislao di Durazzo ritorna su da Napoli con le sue truppe, entra a Roma, il Papa scappa De Frias, e De Frias non metterà mai più piede a Roma perché morirà nel 1420
senza riuscire a tornare. Quindi il cantiere, e si vede sui dipinti, cioè a un certo punto c'è una scena tagliata a metà, l'hanno probabilmente lasciata a metà e l'hanno proseguita successivamente. Mi sposto invece sulla conclusione, che è quella che vi riguarda più da vicino, perché De Frias sarà lo straniero nel territorio, e il suggello finale però a questa cappella ce l'hanno messo i locali, ce l'hanno messo i coresi, ed è proprio questo bellissimo giudizio universale che avete sulla parete d'ingresso, che probabilmente era previsto già nel progetto di De Frias, perché quasi tutte queste chiese con la Bibbia sulle pareti hanno sul fondo il giudizio finale, perché giustamente se raccontate l'inizio dovete raccontare pure la fine, perché altrimenti la gente non sa come va a finire e magari non si fida di quello che dite. Però a un certo punto probabilmente la cappella rimane interrotta e il comune di Cori decide di farsi carico per finirla. D'altronde era stato il sigillo del papato sul territorio, era il caso di deviare un po' la decorazione in senso locale e far vedere che anche l'amministrazione, anche il potere locale poteva dire la sua. Ed ecco che probabilmente intorno al 1431, che è un altro momento di disordine a Roma, c'è un nuovo papa, Eugenio IV Dulmer, che non va d'accordo con i cardinali, quindi c'è di nuovo un parapiglia, a quel punto il comune di Cori si inserisce e fa realizzare questo bellissimo affresco che rappresenta la fine dei tempi. Allora al centro c'è Cristo in mandorla, circondato dagli angeli, ai lati due avvocati, cioè la Vergine Maria, che come dice la Salve Regina è orsù dunque avvocata nostra ed è quella che deve metterci la buona parola l'ultimo giorno, dall'altra parte c'è San Giovanni Battista, che è l'altro avvocato dell'umanità, sotto c'è l'altare con i simboli della passione di Cristo, accanto c'è Adamo che assiste al giudizio, normalmente c'è pure Eva, in questo caso non c'è. Non è che non ce l'hanno voluta mettere per misoginia, è che proprio ai lati dell'altare c'è un cambio di pittore e probabilmente il secondo pittore che ha lavorato non ha rispettato il progetto iniziale. E se guardate a sinistra di Adamo ci sono anche le tombe che si scoperchiano, mai argomento fu più adatto in una data come questa, visto che siamo all'alba, alla vigilia di ogni santi e nel weekend della commemorazione dei defunti, ecco, i defunti escono dagli avelli e ci sono anche gli apostoli in preghiera. C'è tutto l'armamentario del giudizio universale che potete vedere in tantissimi altri dipinti. Sulla destra invece c'è San Michele che caccia i reprobi all'inferno. Ve li faccio vedere più da vicino, ecco il Cristo in mandorla ed ecco l'inferno. Questa qua è stata un'operazione di grosso calibro, anche parecchio costosa. Per fare questo affresco hanno chiamato Pietro Coleberti da Priverno, che allora non è perugino, non è Raffaello, ma era un pittore quotato, era un pittore importante e che ha lavorato con la sua equipe e che quindi ha rappresentato l'impegno del comune di Cori nel finire questa chiesa. E ora io mi soffermo soltanto su un dettaglio, perché ovviamente se il cardinale costruisce la chiesa, fa la decorazione e ci mette il suo marchio, ci mette lo stemma e ci racconta pure la sua storia personale, è ovvio che il comune di Cori non può essere da meno. Deve fare qualcosa affinché si capisca che è lui che ha fatto fare quegli affreschi, è lui che ha aperto i cordoni della borsa e si è fatto carico di quella decorazione. Come lo fa? Ebbene, lo fa con gli stessi strumenti, cioè rappresentando certe cose e non rappresentandone altre. Allora qua c'avete l'inferno e potremmo fare una serata soltanto sulla rappresentazione dell'inferno, perché non solo hanno rappresentato i dannati, ma ci hanno scritto pure i nomi dei peccati. C'è la fattucchiera, i peccatori. Mo ci arriviamo, i peccati. C'è la fattucchiera, c'è il bestemmiatore, ci sono l'ucompare e la comare, che sono amanti fedigrafi. C'è il banchiere, c'è pure il prete puttaniere, è scritto così, non lo dico io, è scritto così. Allora attenzione, perché si dice sempre che si dice il peccato ma non il peccatore, e anche la Chiesa ribadisce sempre che si condanna al peccato ma non il peccatore. Però capite bene che in una comunità piccola come quella di Cori dell'epoca, che quanti abitanti avrà fatto? 3.000, troppi. Dire il peccato significava pure dire il peccatore,
ok? Allora, non ci stanno i nomi dei peccatori, ma ci sono delle categorie ben precise. Se andate a vedere altri giudizi universali, questo è quello di fuori, tipo questo che sta a Sant'Agata dei Goti, che è imponente, qua la foto è piccola ma è quattro volte tanto quello di Cori, c'è un inferno vastissimo con un demonio enorme, con un dragone, e dei peccati ce ne stanno tanti, ma tanti tanti, e ci sono proprio anche i mestieri peccaminosi, l'avvocato per esempio, il prestatore di denaro, il giudice ingiusto. Ok, c'è addirittura un papa, come sempre, c'è un papa e un re, perché chi non usa bene il suo potere evidentemente commette peccato. A Cori sono di meno, ok? E sono di meno perché c'è un motivo. Allora, Sant'Agata dei Goti, come nella maggior parte dei casi, erano i frati, in questo caso i francescani, che avevano fatto fare l'affresco, e loro ci tenevano molto bene, ci tenevano molto a individuare i peccatori nei laici, perché così tutti si facevano esame di coscienza, tutti si pentivano e tutti andavano da loro, ok? Quando è un potere laico che commissiona l'affresco, le cose cambiano, ok? Allora c'è l'inferno, ma c'è pure il paradiso dall'altra parte, ok? E a Cori dove sta il paradiso? Non c'è. C'è. Non sta sulla controfacciata, sta sulla parete di fianco, lo vedete a sinistra. Qui. Allora, non è che c'è il paradiso, c'è la porta del paradiso, perché il paradiso, a parte Dante, nessuno sapeva come era fatto. Allora, eccolo qua. La porta del paradiso, dove i beati s'affollano dietro San Pietro, che c'ha le chiavi, giustamente, e vedete che sta là e guarda l'angelo, l'angelo c'ha la spada è quasi cancellata, ma si vede bene, e come per dire, guarda, noi c'ho la chiave, inutile che sguagni la spada, ormai è fatta, il giudizio è stato compiuto, possiamo entrare. Allora, se voi andate a vedere i giudizi universali, tra virgolette, normali, San Pietro si avvicina alla porta del paradiso e chi porta con sé innanzitutto? Il Papa, i cardinali, i vescovi e poi, in seconda battuta, i laici. Ok? È quasi sempre così. Ancora Sant'Agata dei Goti a sinistra, a destra ce l'avete un esempio molto più vicino, è Sermoneta. Andatevi a vedere Sermoneta, anche là San Pietro porta sempre per mano il Papa. Perché? Perché è il Papa, e cioè la Chiesa, che garantisce l'accesso al paradiso, e non potrebbe essere altrimenti. Quindi la cosa va ribadita nella raffigurazione del giudizio universale. Ci sono delle eccezioni, ogni tanto. Questo è un dipinto che sta a Grosseto, un dipinto di ambito francescano, e c'è un dettaglio, questo qui, che vi ho messo ingrandito. Purtroppo il dipinto è in condizioni disastrose, ma lo capite bene, questa è di nuovo la porta del paradiso, c'è San Pietro, e chi tiene per mano San Pietro? San Francesco, perché è ovvio che chi ci mettono i francescani? Il Papa? No, mettiamoci San Francesco, perché è lui che ha rinnovato la Chiesa, e ovviamente se cominciate così potete arrivare a degli eccessi un po' più evidenti. Per esempio questo dipinto, che è un dipinto di Martin Schaffner, che è un pittore tedesco, io questo l'ho trovato pochi mesi fa a Friburgo, confine tra Germania, Francia e Svizzera, è un grosso, una grossa tavola, giudizio universale, ci manca il Cristo al centro perché è sparita la tavola centrale, ma a sinistra c'è la rappresentazione dei beati, e guardate un po' chi tiene per mano San Pietro. Questo qua è un laico, è nudo, ma c'ha la corona in testa, ed è una corona ducale. Io non vi ho messo l'ingrandimento, ma quel volto è diverso anche da quelli degli altri, è un volto caratterizzato, quello è un ritratto, ed è il ritratto del committente, che probabilmente era il duca del paese a cui era destinato questo dipinto. E vedete che lui, un laico, non esita a mettersi di mano a San Pietro, perché entrerà in paradiso insieme al principe degli apostoli. Allora, guardate un po' che cosa hanno fatto a Cori. Chi tiene per mano San Pietro? Il Papa? Un vescovo? No. Tiene per mano uno strano personaggio che porta una specie di saio con una coroncina, che era
la divisa di una confraternita. Ora, se quello è il membro di una confraternita, quello là è un laico, e infatti porta la cuffietta, che porta anche un suo accolito in secondo piano. Allora, a Cori, San Pietro entra in paradiso tenendo per mano un laico, e guarda caso i laici stanno tutti in primo piano, mentre il Papa sta in secondo piano, col vescovo dietro di lui, e il tizio con la croce non sta lì per caso, quello è Disma, il buon ladrone, che è il primo che entrerà in paradiso, perché gliel'ha promesso Cristo sulla croce, il giorno stesso, quindi Disma c'ha diritto su tutti, non si può eludere, però, messo da parte Disma, chi è che entra? Il laico. Allora, se andate a vedere sotto questo affresco, è ormai scolorita ma si legge, lì c'è l'iscrizione «Hoc opus fecit fieri, comune terre core». Quest'opera l'ha fatta fare il comune della terra di Cori. Ecco dove stanno i coresi. Non stanno all'inferno, stanno bene in paradiso, perché loro hanno commissionato l'opera. Ok? Ah, io chiudo con questo, perché questa è una grande attestazione di indipendenza politica, e avviene a una data, nel 1431, che in realtà vede proprio il tramonto di queste autonomie locali, perché di lì a poco il papato finirà con gli scismi interni, finirà con le guerre intestine, e davvero comincerà il potere temporale dei papi. Pochi anni dopo, nel 1474, Sisto IV donerà al comune di Roma i Pignore Imperi, cioè le statuette che erano l'eredità dell'impero, era un gesto simbolico per dare importanza, ma nascondeva di fatto l'estradizione dall'amministrazione del potere civile. E con questo vi ringrazio.